Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di una retrospettiva su Amiga 2000 e manuale utente per Amiga 2000. Amiga 2000 fu un business computer prodotto da Commodore dal marzo del 1987 sino al fallimento di Commodore. Con il tempo Commodore allargò l'assortimento potenziando Amiga 2000 e trasformandolo in un Amiga 3000. Dunque, nonostante Amiga 2000 sia stato un computer business, verso la fine del ciclo di vita di prodotto il prezzo di Amiga 2000 fu abbassato e la macchina finì per essere acquistata anche da molti appassionati di home computing, ritagliandosi una certa qualche notorietà nella parte degli hobbisti di fascia alta del mercato, ragione per cui di Amiga 2000 ne ho dovuto spendere due parole, dato che Amiga 2000 è una macchina ibrida a metà strada tra il segmento business computing e l'home computing, mentre Amiga 3000 fu essenzialmente solo una macchina per il business computing. Amiga 2000 fu un grosso scatolone orizzontale dal look veramente orrendo. Non me ne vorranno i commodoristi se dico che se Amiga 2000 fosse stato ruotato di 90 gradi avrebbe potuto essere un elegante tower, esteticamente meno simile ad una grossa e orrenda valigia. Era essenzialmente Amiga 2000 la stessa motherboard dell'Amiga 1000, in cui però erano stati introdotti vari slot di espansione per accedere, diciamo, ad una architettura e una filosofia di tipo aperto. Fu aggiunto infatti un adattatore SCSI per un disco fisso interno, 5 slot Zorro 2, 4 slot ISA, 1 slot di espansione da 86 pin per l'espansione della CPU, oltre ai tradizionali chip audio e video della Commodore. Amiga 2000 era motorizzato da un 68.700 MHz, il solito 68.000 che si trovava nell'Amiga 1000 e anche nell'Amiga 500. Amiga 2000 aveva 1 MB di RAM sulla motherboard, ma la macchina poteva essere espansa con il bank switching fino a 7 MB, disk drive da 3,5 e ovviamente un disco fisso interno SCSI. Ecco, fu proprio per questa macchina che le prime soluzioni di editing audio video lineare e audio video non lineare della Nutec con il video toaster ed il flyer furono costruite. Ci ho fatto anche un podcast sopra, se siete interessati il link lo trovate in descrizione. Inizialmente la macchina Amiga 2000 infatti fu usata nel segmento business computing per l'editing audio video e il CAD/CAM, guadagnandosi una buona nomea. Ora però, se andate a osservare appunto i dati tecnici di Amiga 2000 che vi ho detto, ecco, tutte le macchine della Commodore, ecco, alla Commodore furono sempre di braccino molto corto in termini di RAM. Un mega di RAM sulla motherboard era una dotazione veramente misera per una macchina che nel 1987 si proponeva di essere una macchina high-end di fascia alta, altissima, e quindi non si capisce perché alla Commodore non ne avessero messi 4 MB di RAM, magari con un 68.020 o comunque anche applicando tecniche di bank switching pur mantenendo il 68.000. Ora, Amiga 2000 rimase sempre in questa identica configurazione e non si capisce perché, ad esempio, 3 anni dopo la Commodore introdusse l'Amiga 3000 con un 68.030 quando invece avrebbe potuto mettervi un 68.040, e poi dopo 3 anni l'Amiga 2000, che rimase sempre in assortimento e quindi in vendita alla Commodore, non si capisce perché alla Commodore, ecco, mantenne sempre il vecchio 68.000 quando invece avrebbero potuto sostituire il vetusto microprocessore con un 68.030. Un chip più potente con un clock più robusto a due cifre che avrebbe permesso all'Amiga 2000 di poter supportare anche una maggiore quantità di RAM possibile ed espandibile, un po' come Apple fece sulle proprie macchine di fascia alta, dato che appunto alla Commodore
le macchine di fascia bassa erano Amiga 500, Amiga 600 e poi Amiga 1200. Perché alla Commodore mantennero sempre fissa e costante la configurazione dell'Amiga 2000? Bella domanda. Ora andiamo insieme a fare un viaggio nel tempo esplorando il manuale utente dell'Amiga 2000, che se vorrete lo potete scaricare dal link, che anche questo lo trovate in descrizione di questo file. Eccoci qua, manuale del Amiga 2000, introduzione al Commodore Amiga 2000 versione inglese. Facciamo questo viaggio nel tempo e andiamo a scoprire cosa c'era. Dunque, vediamo un po', è un manuale, il link lo potete trovare in descrizione di questo file, se lo volete lo potete scaricare. Cosa c'era? Introduzione al Amiga 2000, come settarlo, getting started, iniziare diciamo a lavorare con l'Amiga 2000, l'utilizzo del workbench, gli strumenti del workbench, usare le preferenze, Amiga DOS, aggiungere cose all'Amiga 2000, prendersi cura dell'Amiga 2000, interferenze con radio e televisioni, una serie di appendici sulle differenze tecniche, sul Amiga DOS, su come utilizzare la tastiera dell'Amiga, codici per le stampanti, bibliografia Amiga e schemi diciamo relativi all'Amiga, un glossario. Ok, veniamo un po', parecchia roba, ci sono circa 306 pagine. Qui abbiamo l'inizio con l'introduzione, qui questo è un l'indice, vediamo un po', vabbè, si introduce, eccoci qua, questo è l'Amiga 2000. Si poteva mai collegarci a una stampante, un drive da 3,5 da 5, quello esterno a 5,25, un monitor e diciamo un look. L'estetica dell'Amiga 2000 era veramente a mio avviso pessima, non me ne vorranno i miei amici comodoristi se dico che l'Amiga 2000 come estetica e design è veramente schifoso rispetto all'Amiga 500 oppure anche all'Amiga 1000, molto più snello. Ovviamente questa era un'architettura aperta, ci sono pregi e difetti, nell'architettura chiusa indubbiamente si hanno macchine più compatte, nell'architettura aperta si hanno diciamo macchine più voluminose. Ecco, però se invece di fare una valigia orizzontale avessero fatto un tower, probabilmente sarebbe stato molto più elegante, mantenendo la possibilità di avere sempre un'architettura aperta. Poi comunque non si capisce perché una macchina high-end come l'Amiga 2000, che si proponeva di essere la macchina di fascia più alta dell'Amiga 1000 e con un'architettura aperta, ci avessero messo sempre il 68.000 quando avrebbero potuto metterci un 68.020 e successivamente anche un 68.030. Vabbè, si trovava dentro il bussolo della confezione dell'Amiga il mouse, la tastiera che ricordava molto diciamo le tastiere PC, sia come dimensioni, quindi completamente diversa dal design della tastiera dell'Amiga 1000 che era molto compatta. Questa, il design era praticamente identica a una PC, disk drive da 3,5, la versione doppio dischio oppure con un disco solo ma con il disco fisso interno, SCSI, un monitor da ovviamente aggiungere. Ok, questo era il workbench. Un manuale che sembra diciamo estremamente compatto. Ecco il controller del disco fisso, del drive, eccolo qui, CPU 68.000 che con compatibilità di diciamo lavorare a 16 o a 32 bit, 7 MHz soltanto di clock. Poi aveva i suoi tre chip praticamente tipici della Commodore per l'audio e per diciamo il sonoro, un mega di RAM, ecco, saldata sulla scheda madre, veramente poco, una memoria diciamo veramente misera, non si capisce perché, potendo essere espanso fino a 9 mega, quindi già con tecniche di bank switching, perché il Motorola 68.000 non indirizzava più di 2 mega linearmente, quindi già si era optato per tecniche di bank switching. Ecco, non si capisce perché la Commodore su una macchina high end come
era inizialmente l'Amiga 2000, non ci avesse messo già 4 MB di RAM espandibile fino a 9 oppure 8. Ecco, non si capisce, questi alla Commodore sono sempre stati di braccina corta nella RAM. 1 MB indubbiamente, poi quando si andava a fare le cose finiva rapidamente. Interfacce, vabbè, tastiera, mouse seriale parallela, uscita video, uscita stereo, uscita per un altro disk drive, ok, e quant'altro. Veniamo un po', poi c'erano, vabbè, le espansioni, ok, queste se volete ve le andate a scaricare, il link del, lo trovate praticamente in descrizione, questo è il manuale utente Amiga 2000 in PDF. Come settare l'Amiga, vabbè, andava collegato, era un computer plug and play, si faceva molto presto per metterlo, diciamo, in funzione. Ok, qui spiega come attaccare il monitor e la tastiera, quindi non ci voleva un particolarmente, non essere Von Braun per attaccare e attivare un'Amiga 2000. Utilizzo del disco, qui ricorda tantissimo il manuale dell'Amiga 1000. A parte le fotografie che sono state cambiate indubbiamente, praticamente poi per il resto sembra di stare sul manuale dell'Amiga 1000. Qui sì, le tecniche di drag and drop, selezionamento, trascinamento, le icone, l'utilizzo del workbench, quindi le classiche tecniche per imparare a interfacciarsi con la macchina e con il sistema operativo, per cui era a grafica interfaccia grafica, per cui non c'era più la linea di comando, non serviva sapere nulla, bastava andare a cercare, a rufolare tra le icone per fare quello che c'era da fare. Interfaccia completamente diversa da quella del Macintosh. Vediamo un po' altre cose, l'utilizzo del workbench, ok, quindi dice cosa, come poter utilizzare, cioè dire le cose. Se non mi ricordo male, l'Amiga 2000 aveva il chip dell'orologio di serie, mentre l'Amiga 1000 non ce l'aveva, quindi tutte le volte nell'Amiga 1000 bisogna mettere la data e l'ora, mentre invece, se non mi ricordo male, l'Amiga 2000 c'aveva già il chip dell'orologio interno. Vediamo un po' altre cose, io corro avanti perché tanto qui sono tutte figure, non è che ci sia poi molto da dire, che gli utenti poi dopo sulla macchina ci doveva smanettare per prendere le misure, come utilizzare e fare le copie dei dischi. Vabbè, intanto c'erano i copiatori, tutti con il mouse, gli strumenti del workbench, l'orologio, va bene, calcolatricina, le varie cose, un piccolo word processor essenziale proprio ridotto all'osso per prendere appunti, va bene, ok. Scorriamo rapidamente come formattarsi i menu, qui personalizzazione dei colori delle finestre, disposizioni del vari strumenti, un editor per le icone, modo da crearsele in modo autonomo, modificarle e personalizzarle. Era un sistema operativo indubbiamente molto più evoluto, anche già multitasking, mentre invece il sistema operativo della Commodore non lo era, della Apple non lo era, comunque faticava parecchio. Molto più veloce era quello del Commodore, il workbench, kickstart e workbench. Il problema è che la Commodore non mise mai sulle macchine entry level un disco fisso e fu sempre di braccino corto per quanto riguarda la RAM. MicaDOS, vari click con i vari comandi che poi non servivano a niente perché tanto c'erano le finestre con i copiatori e i programmi che facevano tutto loro. Vediamo un po' altre cose, che cosa si può trovare. Mi spiega l'utilizzo del sistema operativo, i vari comandi, cose da aggiungere. Eccola qui si vede la scheda madre con gli slot Zorro e gli slot ISA. Indubbiamente era un'architettura aperta, si poteva mettere parecchia roba, e proprio su queste macchine furono introdotte le prime schede di espansione per fare editing video, stampanti, schede di espansione, acceleratori, cioè la macchina era indubbiamente aperta e
era possibile metterci tante cose. L'utilizzo del mouse, diciamo, è per i primi elementi per fare un minimo di manutenzione, pulire il mouse, prendersi cura. Referenze, dati di referenza, ne abbiamo qui di nuovo nuovamente i dati tecnici, che di cui abbiamo già commentato poco fa. Schemi elettrici dei connettori, porta parallela, RGB, porte mouse, connettori, dischi esterni, più spinotto per disco esterno, i vari chip dedicati, specifici chip custom per il video e per il suono, il loro funzionamento e interfacciamento con, che viene spiegato con diagrammi di flusso, i vari piedinature, i vari chip, i jumpers per quanto riguarda la motherboard, informazioni sull'Amiga DOS, vabbè, qui rifà un'altra volta il riassunto, i vari comandi, i messaggi di errore, l'utilizzo della tastiera, eccola qua, che era una QWERTY con la W e la M, quindi una tastiera americana. Alla Commodore non hanno mai personalizzato le tastiere per farne una italiana, spostando quindi la M accanto qui, mettendoci qui la Z, come invece fece la Apple. Semplicemente alla Commodore lasciarono sempre la stessa tastiera, aggiunsero soltanto i vari caratteri per i vari caratteri speciali per ogni paese. Ok, vediamo un po' qui per quanto riguarda le stampanti, bibliografia Amiga, libri da comprare per eventualmente approfondire sull'Amiga DOS, schemi elettrici dell'Amiga 2000, questo per patiti e eventualmente fare manutenzione. Con il tempo queste macchine Amiga 2000 ebbero a subire un degrado qualitativo, perché la componentistica Commodore andò gradualmente a diventare sempre più scadente, trasformando macchine nuove in bussoli veramente difettosi o comunque pieni di difetti, ragione per cui anche poi la Commodore ebbe a abbollire finanziariamente, perché già c'avevano macchine vecchie che non aggiornarono né nei microprocessori né nella RAM, poi la componentistica interna scese di qualità, quindi la gente si trovava macchine che indubbiamente non ne valeva la pena stare a comprare queste macchine. Ok, non me ne vorranno gli amici commodoristi, l'Amiga 2000 indubbiamente i migliori sono quelle nelle versioni, le ultime sono quelle che hanno una meno usura, però soffrono di problemi di qualità di componentistica, quelle con la qualità migliore sono le prime, che però hanno anche un grande numero di ore di lavorato, essendo macchine che inizialmente furono sicuramente recepite nel segmento del business computing. Quindi è un bel dilemma andare a reperire un'Amiga 2000, perché se uno trova vecchissima, avrà gravissimi problemi tecnici per quanto riguarda alimentatore, tastiere, dischi, disk drive, e avranno tantissime ore sul groppone di funzionamento. Se invece uno prende un'Amiga 2000 verso, diciamo, uno degli ultimi, si ritrova, diciamo, una macchina con meno ore di lavoro, ma con una qualità dei componenti interni, in termini di memorie ed altra e circuiteria interna, che è decisamente molto più scadente degli Amiga 2000 più vecchi. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.